Allora, quest'oggi, in questa prima ora, proveremo a mettere un pochino in pratica i costrutti del diagramma delle attività che abbiamo visto insieme martedì scorso. Quindi proviamo ad applicarli al nostro esempio con cui ci stiamo esercitando, che è quello dell'hackathon. Non abbiamo ancora visto tutti i costrutti che ci serviranno degli activity diagram, quindi su alcune parti, mentre faremo l'esercizio, lasceremo, diciamo così, in sospeso alcuni aspetti che poi riprenderemo più avanti, essenzialmente nell'ultima ora di oggi, dalle 17:30 in avanti, quando vedremo gli elementi che ci mancano. Okay? Però preferisco cominciare a fare un esercizio pratico prima di mettere insieme tanti ingredienti che poi rischiano, no, di confondersi anche un pochino tra di loro. Allora, il testo è lo stesso, il caso di studio è lo stesso, ma lo stiamo osservando adesso da un punto di vista, non dico opposto, ma decisamente diverso rispetto a quello con cui l'abbiamo osservato quando facevamo il modello concettuale. Quando facevamo il modello concettuale avevamo una domanda sola in mente: quali sono le informazioni gestite dal sistema? Quali sono? Descriviamole. Attraverso quali dati, proprietà, relazioni, eccetera, eccetera. Ma non ci eravamo posti il problema, volutamente, di che cosa ci faccio con queste informazioni, di che cosa fa il sistema con queste informazioni che sta rappresentando. Ecco, questa seconda domanda è l'oggetto del diagramma di processo. Ok, sapendo che il sistema informativo gestisce queste informazioni che noi abbiamo modellato nel nostro diagramma concettuale, quali sono le operazioni che il sistema operativo può fare su questi dati, o meglio ancora, che il sistema operativo può permettere ai suoi utenti di fare con questi dati, perché il sistema operativo da solo non fa nulla, no? È al servizio di un processo gestito dagli utenti del sistema. Quindi quali sono le operazioni che gli utenti del sistema possono fare attraverso il sistema informativo su queste informazioni? Quindi il testo che abbiamo visto prima, anziché concentrarci sui concetti, ci dobbiamo concentrare sulle azioni, su chi fa che cosa, quali processi, quali sequenze di operazioni sono supportate dal sistema e quali sono le persone, gli utenti, che sono responsabili di ciascuna di queste azioni. Quindi, in qualche modo, Le tre domande principali sono: quali sono i processi, le sequenze di azioni, le macro funzioni, all'interno di ciascuno di questi processi, che nel nostro gergo si chiameranno attività, le activity, quali sono le azioni specifiche e per ciascuna di queste azioni chi ne è responsabile? La può fare da solo il sistema informativo? Serve un utente di tipo organizzatore, un utente di tipo giudice, un utente di tipo partecipante a fare con quelle determinate azioni? E poi ci chiederemo in parallelo queste variazioni come sono collegate tra di loro, ma questo rischia di essere quasi l'aspetto più facile. Nel chiederci quali sono le macro operazioni e i processi, dobbiamo in qualche modo inventarci quelli che in gergo, nei diagrammi delle attività, si chiamano token. Cioè il nucleo di informazione che viaggia, che viene elaborato. Quindi all'inizio sembra un pochino astratto, ma poi cerchiamo di metterlo in pratica. Allora, in realtà la descrizione del testo parte da qua, perché finora prima sono solamente due paragrafi di contesto. Ogni hackathon ha un titolo, si svolge in un luogo, un certo intervallo di tempo, è un ben preciso organizzatore, bla bla bla. Queste informazioni, ogni hackathon ha un titolo, si svolge in un certo luogo, noi le abbiamo modellate sotto forma di informazioni. Però se il sistema informativo sa in quale data si svolge un hackathon e qual è il suo titolo, è perché qualcuno ce l'ha messo dentro. Quindi dire che il sistema informativo conosce queste informazioni, il titolo, il luogo, la data dell'hackathon, data di inizio e data di fine, in realtà qui non è descritto parola per parola, ma è ovvio che ci dovrà essere una parte di attività, un'azione in cui qualcuno, che è l'organizzatore,
inserisce questi dati. Quindi noi ci potremmo in qualche modo mettere come primo livello di descrizione a descrivere quello che è il ciclo di vita dell'hackathon. L'hackathon viene creato, si definiscono i giudici, si aprono le iscrizioni, si svolge la gara vera e propria, si chiude la gara e si pubblica la graduatoria e si danno i premi. No? Questo inizia e finisce. È un processo in cui il soggetto, in qualche modo di cui stiamo parlando, l'informazione che ci stiamo portando avanti, il token che ci stiamo portando avanti, è il singolo hackathon. Poi lì dentro succedono tante altre cose, che sono magari rappresentative del ciclo di vita del team o del partecipante, che non potremmo descrivere tutto insieme, descriveremo in altri processi che hanno un punto di vista leggermente diverso, perché portano avanti un'informazione diversa. No? Fossimo in un mondo che si occupa di burocrazia, diremmo sono pratiche distinte, pratiche diverse, pratiche cartacee che devono fare ognuno il suo giro, poi in qualche modo si intrecciano, si intersecano, ma ognuno ha il suo percorso da fare. Allora, partiamo dalla più facile, quella dell'hackathon, quella di più alto livello. Quindi pensiamo a un diagramma di attività che possiamo chiamare hackathon in generale. Oppure, se vogliamo essere più precisi, ciclo di vita dell'hackathon, dai. Se no tutto si chiama hackathon e quindi non si capisce più nulla. Quindi questa activity, questo processo, descrive un hackathon quando nasce, da quando nasce a quando muore. Quindi abbiamo il nodo iniziale e il nodo finale che rappresentano rispettivamente la nascita di un nuovo hackathon, quando qualcuno schiaccia su un bottone che dice crea un nuovo hackathon, a quando qualcuno schiaccerà su un bottone che dice ok, qui è tutto finito, andiamo a casa. E quindi il token che noi rappresentiamo, non esiste, dicevamo, una rappresentazione esplicita, lo rappresentiamo come una nota sul foglio, con un costrutto di tipo nota, o con una nota a fianco, un asterisco, mettetelo dove volete, purché sia chiaro che cosa stiamo rappresentando. Un token è un singolo hackathon. Quindi se nell'anno si faranno 12 hackathon, questo processo verrà attraversato 12 volte, ogni volta con un token diverso, che rappresenterà tutte le informazioni legate a quel singolo hackathon. Le regole di svolgimento sono le stesse, ma le informazioni specifiche sono diverse. Quindi la strada che il token percorre è la stessa, perlomeno come regole di attraversamento, ma le informazioni che il camioncino, il token, si porta dietro sono diverse. Ok, e che cosa succede a questo hackathon? Beh, come prima cosa qualcuno deve crearlo. Quindi ci sarà una prima azione che è quella di definire le informazioni sull'hackathon. Io qui non sto a dire quali sono le informazioni sull'hackathon, perché le ho già scritte qua. Le informazioni che mi servono sull'hackathon sono il titolo, il luogo, la data d'inizio, la data di fine, il numero massimo di iscritti, la dimensione massima del team. Cioè nel momento in cui io uso in un diagramma di processo la parola hackathon e dico qualcosa a proposito di ciò che succede all'hackathon, sto parlando di questa classe qui. Se no, che l'ho fatta a fare? Per coerenza interna non devo... Sicuramente non devo chiamare hackathon una cosa che non rappresenti questo, la devo chiamare in modo diverso. Però in qualche modo qui ho rappresentato ciò che mi serviva, cioè dal punto di vista informativo, cioè quali sono i dati che servono per descrivere un hackathon. Questo l'abbiamo già deciso, è qui. Dall'altra parte non stiamo a ripeterlo, cioè non dico inserisci il titolo, la data, l'inizio, eccetera, eccetera. Dirò semplicemente inserisci i dati sull'hackathon, relativi all'hackathon. Però dire una frase del tipo crea un nuovo hackathon oppure inserisce le informazioni relative ad un nuovo hackathon
sono sinonimi. Com'è che si fa a allargare sta roba? Ingrandisco un pochino. Ricordiamoci che creare, dal punto di vista di un sistema informativo, lui può creare solo informazioni. Okay? Quindi non è che crea un hackathon fisico, un oggetto, un qualcosa, un palazzo, una torta alle mele o cose. Creare un hackathon significa creare le informazioni che lo descrivono. Quindi dire creare l'hackathon oppure fornire, più che inserisce, diciamo fornisce, che è più generico. Le informazioni relative a un nuovo hackathon sono la stessa cosa. Se diciamo creare, magari è più corto, ci capiamo, è anche importante essere in grado di comunicare in modo sintetico. Però è la stessa cosa, lo metto qua tra parentesi per capire che in realtà stiamo sempre parlando delle informazioni che vengono gestite dal sistema. Ecco, cosa manca in questa frase? Manca un soggetto. Cioè, chi è che crea queste informazioni? Chi è che inserisce queste informazioni? Chi è che crea i dati dell'hackathon? Dobbiamo deciderlo. Qualcuno lo deve fare. Qualcuno dei nostri utenti dovrà avere questa responsabilità, questo ruolo di compiere questa azione. Oppure ci sono azioni che magari, non questa, il sistema informativo può fare da solo. Se all'inizio, se decidessimo che gli hackathon sono il primo di ogni mese, il sistema informativo potrebbe da solo generare 12 nuovi hackathon ogni anno. Ma nel nostro caso invece è l'organizzatore crea un nuovo hackathon, oppure l'organizzatore fornisce le informazioni relative ad un nuovo hackathon. Scriviamolo qua così è esplicito che serve in entrambi i casi. Come l'avevamo chiamato di là? Organizzatore. L'organizzatore è quindi la persona, l'utente del sistema, che è responsabile di compiere questa azione. Quindi, cosa vuol dire? Che il sistema informativo, quando il token arriverà qua, e quando ci arriva? Subito. Non c'è, è la prima azione da fare. Permetterà di svolgere questa azione, che di fatto poi consisterà nell'inserimento di 4-5 dati a proposito di quell'hackathon, ecco, lo permette solamente a un utente che abbia la tipologia, la qualifica di organizzatore. E quindi non a un utente normale. Facciamo attenzione all'uso che si fa di questa parola, in questo caso organizzatore. Se io sono in un diagramma delle attività, questo è un soggetto di un'azione che mi descrive una persona fisica, un utente reale, che ha quella qualifica, e che è responsabile nel mondo reale di accendere il computer e fare una determinata cosa, di interagire col sistema informativo per fare una determinata cosa. Okay? Quindi stiamo pensando ad una persona in carne e ossa, non una qualunque, ma una che abbia certe caratteristiche. Quando invece qua scrivo la classe organizzatore, non sto pensando a una persona fisica, ma sto pensando al foglio di carta virtuale su cui ci sono scritti i dati di questa persona. Ok? È una cosa diversa. In questa prima fase sembra quasi la stessa cosa, perché di qua abbiamo scritto che l'organizzatore crea un nuovo hackathon e di qua c'è una relazione organizzatore-organizza-hackathon. Sono due cose diverse, anche se sembrano simili. Di qua c'è scritto che una persona fisica, l'organizzatore, fa azioni col sistema informativo per inserire dentro quel sistema informativo certe informazioni sull'hackathon. Di qua c'è invece scritto che essenzialmente tra le informazioni che conosciamo relative all'hackathon c'è anche l'informazione di chi è l'utente che l'ha inserito, che lo sta organizzando.
di chi ne è responsabile. Quindi a livello di informazione, non di azione. La differenza sembra una sfumatura, ma ce ne accorgiamo subito nel fare la prossima azione. Cosa fa l'organizzatore a questo punto dopo aver inserito i dati dell'hackathon? E dico ancora una volta, qui non sono stato a dettagliare data d'inizio, titolo, eccetera, perché quando dico hackathon so già di cosa sto parlando. Il mio glossario dei termini è il modello concettuale. Passo successivo è quello di scegliere i giudici. Quindi a un certo livello di dettaglio, poi vediamo quanto dobbiamo entrare in dettaglio, però a un certo livello di dettaglio semplice, l'organizzatore seleziona i giudici per l'hackathon. O seleziona i giudici, punto e basta, tanto sappiamo di cosa stiamo parlando. Poi tra un attimo ci chiediamo cosa vuol dire seleziona, se è una cosa se è un'azione semplice o un'azione complessa, vediamo. Allora qui di nuovo ci sono scritte due cose. Cosa viene fatto? Selezionare i giudici. E selezionare i giudici. No, basta. Lo dico dopo. Selezionare i giudici. E in termini di informazione significa associare a quell'hackathon un certo insieme di persone giudici. E chi è responsabile di questa scelta? L'organizzatore. Che di nuovo, quindi, il sistema informativo dovrà avere un'interfaccia a cui si può accedere solo dopo che l'organizzatore ha creato l'hackathon, un'interfaccia che è accessibile solo all'organizzatore, di nuovo lui, e attraverso la quale può selezionare i giudici. Tra gli utenti iscritti e non iscritti è un dettaglio che aggiungiamo tra un secondo. E l'effetto di questa azione qual è? Allora, chiediamoci qual è l'effetto dell'azione precedente. L'effetto dell'azione precedente è che se prima la tabella hackathon, la classe hackathon, aveva 10 oggetti, dopo questa azione ne avrà 11 perché ne ho creato uno nuovo. E l'11° hackathon che ho creato non avrà una relazione organizza con l'organizzatore, ma non avrà una relazione giudica con ancora nessuno, dopo che ho completato questa prima azione. Dopo che avrò completato, o meglio, che l'organizzatore avrà completato questa seconda azione, allora questa relazione giudica tra hackathon e giudice sarà riempita di informazioni. Se ho 5 giudici vorrà dire che tra quell'hackathon, l'11° che ho creato, ci saranno 5 frecce che vanno verso 5 giudici diversi. Quindi l'effetto di un'azione è comunque sempre andare ad arricchire tipicamente o modificare i contenuti del modello concettuale. E qua si vede già una differenza di impostazione. Vedete che qua il giudice è collegato ad hackathon. Qui invece il giudice è selezionato dall'organizzatore per quell'hackathon. Allora, potrebbe venire la tentazione di mettere una freccia tra organizzatore e giudice che dice l'organizzatore seleziona giudice. Ecco, questo sarebbe sbagliato, forse l'avevamo già accennato prima, ma adesso lo capiamo meglio, il punto di vista è diverso. Sarebbe sbagliato per due motivi. Primo, perché è un dettaglio relativo a un'azione possibile di come vengono scelti i giudici. Non è nella natura del giudice, cioè l'informazione importante di un giudice è giudice di quale hackathon? Non chi ti ha scelto, ma che cosa stai giudicando. Infatti, se io avessi la relazione organizzatore selezione giudice, è come se prendessi uno di voi e dicessi, senti, tu hai voglia di fare il giudice. E voi mi dite, sì, ma per cosa? E qui sai solo che ti ho selezionato io, ma non sai dove devi andare e quando. Perché con questa relazione organizzatore selezione giudice non c'è informazione dell'hackathon per il quale questa cosa è stata selezionata. C'è un'informazione incompleta.
Quella completa è di qua, in cui io so che il giudice è stato selezionato per questo hackathon. Se proprio voglio sapere chi è che l'ha selezionato, vabbè, ovviamente dall'hackathon posso risalire facilmente in modo univoco all'organizzatore. Quindi l'informazione su chi mi ha selezionato ce l'ho già. Giudice, attraverso giudica hackathon, anzi è giudica hackathon, e hackathon è organizzato dall'organizzatore. Ce l'ho questa informazione, questa non serve, sarebbe ridondante, sarebbe doppia. Quindi, no. E poi sarebbe indice di una confusione, perché io penserei che confonderei le informazioni, il foglio di carta su cui ci sono i dati dell'organizzatore, con l'organizzatore, persona fisica che fa cose. Quando è una cosa fatta dall'organizzatore, la descrivo qua, è soggetto di questo. La confusione nasce quando? Quando noi abbiamo delle persone fisiche che sono anche rappresentate nel sistema. Perché al sistema interessa conoscere dei dati su queste persone. Okay. Se anziché l'organizzatore avessi un altro soggetto che è, che ne so, la madrina del promotrice dell'hackathon, che però non fa niente, quindi non mi interessa rappresentare le sue informazioni, non avrei questa ambiguità. L'ambiguità nasce solamente quando abbiamo un utente fisico del sistema che ha anche delle sue informazioni rappresentate all'interno del sistema. Allora dobbiamo sempre chiederci, ma stiamo parlando delle informazioni o stiamo parlando dell'utente? E questo ci aiuta a capire da che parte mettere, se nel modello concettuale o nel modello dell'attività. L'organizzatore seleziona i giudici per l'hackathon. È così semplice? Allora, vediamo cosa dice il testo. Il testo dice che l'organizzatore seleziona un gruppo di giudici selezionati tra gli utenti della piattaforma, oppure invitandoli a registrarsi cliccando su una mail inviata dal sistema. Infine l'organizzatore apre le iscrizioni, bla bla bla. Allora, questa azione selezione i giudici è giusta, però un po' generica, no? Che dite? Cioè, se io leggo questo, non capisco che devo fare in realtà due percorsi. L'organizzatore sia già nella piattaforma oppure no. Ok, controllavo solo che il microfono. No? Quindi devo spiegarlo anche nel modello delle attività. Questa non va bene, devo entrare più in dettaglio. Allora, vorrà dire che questo organizzatore seleziona alcuni giudici tra gli utenti della piattaforma. Come me lo immagino? Io mi immagino una videata in cui ci sono gli utenti, una casellina cerca, lui cerca i nomi e poi spunta, voglio selezionare questo, questo, quest'altro, conferma, una cosa del genere. Adesso a noi non interessa progettare ancora l'interfaccia, però sarebbe bene cominciare a immaginarsi praticamente, concretamente, cosa vuol dire una certa azione. Poi, diversamente, invece, può anche selezionare degli altri giudici che sono, invece, non sono registrati nella piattaforma, di cui quindi lui, organizzatore, dovrà indicare l'indirizzo di mail. Ok? Allora, come possiamo modellare questo? Lo possiamo modellare in due modi diversi. Un modo potrebbe essere quello di avere una scelta parallela, perché non mi interessa l'ordine con cui fa queste cose. Prima sceglie, poi invita via mail o viceversa, non mi interessa. E dico, guarda, l'organizzatore a questo punto può fare queste due cose. Quando ha finito andiamo avanti. Quindi un modo, togliamo questa signora qua che ci dà, è troppo semplice, e la possiamo rappresentare con un fork di due sottoazioni, organizzatore seleziona
uno o più giudici tra gli iscritti alla piattaforma. E o l'organizzatore inserisce gli indirizzi di mail di nuove persone da inserire come giudice. Da registrare come giudice. Potrebbe essere fatto così. Ho due percorsi diversi. Qui ho messo tutte le cose al plurale, eh? Sono i giudici, inserisce gli indirizzi di mail. Se l'avessi messo a singolare non sarebbe andato bene, perché avrebbe voluto dire che l'organizzatore può selezionare un giudice solo, perché fatta quell'azione ne seleziona uno. Magari ci dovremmo arrivare, ma se dovessimo fare un'azione in cui seleziono un solo giudice, devo fare in modo che l'azione possa essere ripetuta, quindi con dei blocchi di scelta devo poi costruire un ciclo che mi permette di tornare indietro. Magari ci arriviamo per gradi. Però qua già mi fa capire che ci sono percorsi diversi, possibili entrambi, nell'ordine che l'organizzatore vuole, tanto è sempre l'organizzatore responsabile sia di uno che dell'altro, nell'ordine in cui lui vuole. Quando lui ha finito entrambe le cose, può andare avanti e fare l'azione successiva, che dire: va bene, sono soddisfatto dei giudici, apriamo le iscrizioni. Il testo dice si aprono, apri le iscrizioni, sì. Quindi l'organizzatore adesso c'è una cosa non detta nel testo, cioè la scelta dei giudici è una scelta obbligata per il giudice? Cioè, se il giudice viene scelto, può dire di no o deve confermare? Di sicuro i giudici di destra, che non erano manco iscritti alla piattaforma, manco sapevano di cosa si trattasse, mi sembra perlomeno curioso, no? Che loro debbano accettare per forza di fare giudici di un hackathon perché gli è arrivata una mail da parte di uno che non si sa neanche se conoscesse. Quindi in qualche modo, infatti lo dice il testo, ops, lo dice il testo anche se indirettamente, invitandoli a registrarsi questi secondi. Cioè è un invito non è un obbligo. Vuoi fare il giudice? Sì. Allora clicca qua e registrati, se no magari clicca sul no oppure non rispondere, va bene lo stesso. Mentre invece sui primi non c'è scritto nulla di particolare, selezionati tra gli utenti, quindi magari uno ha già dato il consenso a priori e quindi quando viene selezionato è implicito che tu stai accettando. Dimmi, c'è una domanda? L'organizzatore non è obbligato a scegliere i giudici sia tra gli iscritti e sia tra inviando le
Allora, il modello, ripeto solo la domanda per la registrazione, dice, ma da quanto ho capito dal modello, il giudice di un hackathon è... Intendo però l'altro modello, cioè il diagramma delle attività. Questo? Sì, perché essendo quella lì un enter, no? Il token si divide e passa da entrambe le, sì, le azioni. Sì. È così? Cioè nel senso, io per come ho letto il testo, penso che l'organizzatore non per forza debba inviare delle mail. Ok, sì. Infatti, allora, ho capito la domanda, era diversa. Tu dici, ma se l'organizzatore fosse soddisfatto con i giudici della piattaforma e non dovesse invitare nessuno, allora questa azione qua potrebbe non essere fatta. È vero. Io quando ho scritto questa, in realtà non l'ho scritto per non farla troppo lunga, in realtà pensavo che gli indirizzi di mail potrebbero anche essere zero. Ho una casella in cui lui dice e adesso inserisci l'email degli eventuali ulteriori giudici, lui non inserisce nulla, però sono d'accordo che è brutto. È brutto. Allora, sono due cose che non mi piacciono, quindi, di questo modello, che è semplice per carità, ma alla prova dei fatti non regge bene. Uno è quello che dice il vostro compagno, dice, sì, però è un po' una schifezza che tu mi fai andare per forza di lì anche se non voglio scegliere nessuno. Poi chi è che me lo dice? Ah, qui c'è la casella di testo, ma se vuoi non ci scrivi niente dentro. Dai, non è un sistema fatto bene, è un sistema pensato così. L'altra cosa, era quello su cui vi stavo portando con ragionamento, è che questi signori qua che ricevono le mail devono dire sì o no. Allora io qua non posso mettere un blocco, un'azione, con scritto i giudici invitati accettano, che accettano tutti insieme, contemporaneamente, dicono tutti di sì in coro, tutti di no in coro. No, l'accettazione o meno è una azione individuale. Allora, cambiamo un po' questa cosa. Speravamo di riuscire a cavarcela con una descrizione più di alto livello, dicendo, vabbè, qui mettiamo gli inviti. In realtà dobbiamo scendere a un livello più basso e considerare gli inviti uno ad uno. Allora, modifico questo diagramma delle attività, dicendo, vabbè, allora, questa azione va bene, ma la usiamo per selezionare un giudice, per volta. E poi facciamo in modo che si possa ripetere tante volte. Questa azione va bene, la facciamo per invitare un giudice per volta e poi aspettiamo la risposta di quel giudice, che mi dirà sì o no. Questa cosa qua, ovviamente, la dovremo rendere ripetibile, a piacere, fino a quanto l'organizzatore non è soddisfatto. Ok, allora, come facciamo? Usiamo i blocchi di scelta, quindi i rombi, per creare un ciclo. Quindi non è un parallelo tra due attività che vengono fatte una volta sola, ma sarà un ciclo che permette di ripetere più volte queste attività e che poi andremo a dettagliare meglio. Allora, come faccio a fare un ciclo? Metto un blocco in testa e un blocco in coda. Nel blocco di coda mi chiedo se ci sono ancora giudici allora torno su, altrimenti vado avanti. E quindi un ciclo di questo genere. Io so, mancano le frecce in mezzo, però arrivo là. Da questo rombo passo, vado a fare l'invito al giudice e poi mi chiedo, ci sono ancora dei giudici da invitare? Sì, torno su, ne invito altri. Se invece l'organizzatore ha deciso che non ci sono più giudici da invitare, va avanti e l'organizzatore a quel punto può aprire le iscrizioni. Allora, avendo costruito il modello per ripetere le cose più volte, posso mettere al singolare. Seleziona un giudice tra gli iscritti alla piattaforma, oppure l'organizzatore inserisce un indirizzo di mail di un nuovo giudice, di una nuova persona da registrare come giudice.
E a questo punto però il token dove va? Va o di qua o di là a seconda che il giudice che, vogliamo invitare sia già registrato oppure no. Quindi qua ci posso mettere un blocchetto di scelta che va di qua se il giudice lo conosco già, oppure va di qua se il giudice è nuovo. Quindi, parte diagramma che si potrebbe dargli un pochino più di spazio e riorganizzarlo meglio. Allora, l'organizzatore cosa faceva? Inserisce l'informazione sull'hackathon, poi entra in questo ciclo in cui a ogni iterazione si chiede: io voglio inserire un giudice già registrato o no? Quindi ci sarà un bottoncino, una linguetta che gli permette di scegliere l'una o l'altra possibilità. Nel caso di giudice registrato, il sistema gli fa scegliere un nome e poi torna su se ci sono ancora altri giudici e quindi può ciclare da questo ramo sinistro quante volte vuole. Ma ad ogni iterazione può anche decidere di inserire un giudice nuovo, farlo a destra, inserisce la mail e poi torna qua e se ci sono ancora giudici torna su. A un certo punto il giudice dirà: sono contento e non inserisco più giudici. Dimmi. Ci sono due rombi per chiarezza, perché questo è il punto d'arrivo del loop e questo è il punto di scissione di un if. Non li ho messi sotto perché sono pigro. È un'aggiunzione questo, è un merge. Sì, è la fine, però viene prima dell'inizio, perché se non ciclo torna indietro. Ok? Quindi se volessi farlo in modo più strutturato dovrei mettere per simmetria anche due rombi sotto. Questo, il primo per chiudere l'if e il secondo per delimitare il ciclo. Quindi noi abbiamo questo e questo che dividono e ricongiungono una scelta. Questo e questo che iniziano un'iterazione e poi hanno il punto in cui l'iterazione riprende. E nell'iterazione la scelta è sotto, scelgo se ripetere o no, e il ricongiungimento è sopra, viene prima. Quindi questo qui sarebbe un blocco di merge e questo sarebbe un blocco di merge. Entrano due frecce e ne esce una. Questo e quest'altro sotto sono invece due blocchi di choice. Non c'è un costrutto negli activity diagram esplicito per i loop, per le iterazioni, e quindi si usano comunque i blocchi di choice, la cui scelta è tornare indietro, non andare avanti. Non è salta un pezzo, ma ripeti un pezzo, no? L'effetto di una delle due scelte. Poi, per brevità, questi due, se vogliamo, li possiamo unire in uno solo, che avrà a questo punto due frecce che entrano e due che escono, ma non è ambiguo, non crea ambiguità, perché diventa un blocco di scelta raggiungibile da più strade, ma poi il token in uscita segue l'informazione sulla guardia. E idem anche questi li potrei unire in uno solo. Ma il significato, cioè, più di basso livello, più dettagliato è questo. Ok, noi abbiamo fatto tutto questo casino per cosa? Per ricordarci che l'invito dell'organizzatore non è obbligatorio e quindi devo dare al potenziale futuro giudice la possibilità di accettare oppure no. E quindi mi faccio spazio e qua sotto, dal lato... Lo so che mi odiate quando faccio queste cose, voi avete... però non conosco altro modo. L'organizzatore inserisce un indirizzo di mail, poi cosa succede? Che il sistema
invia una mail al futuro giudice, una mail di invito, e poi il giudice risponde. Se risponde di no, grazie. Se risponde di sì, lo facciamo registrare. Quindi, cosa ha risposto il giudice? Se ha risposto di sì, lo facciamo registrare. Quindi mettiamo le frecce. E se no non facciamo nulla. Quindi no, ho espanso questa parte, ne approfitto per far vedere che cambia il soggetto di queste azioni. Cioè, finora avevamo sempre scritto azioni in cui il soggetto fosse l'organizzatore. Adesso abbiamo delle azioni in cui il soggetto invece è il giudice oppure addirittura il sistema informativo. Perché quell'azione lì di inviare la mail può essere tranquillamente gestita dal sistema informativo da solo dopo che chiaramente l'organizzatore ha inserito questo indirizzo di mail. Perché sennò il sistema informativo non sa a chi mandarla la mail. Però una volta che l'utente, quindi non è l'organizzatore che manda la mail dal suo telefono, l'organizzatore inserisce nel sistema informativo una mail e il sistema gli manda l'invito. A quel punto il sistema manda la mail, il giudice riceverà quella mail, ricevendo la mail si collega al sistema per rispondere, vuoi accettare, ci saranno due grossi bottoni, sì o no. Se clicca su sì lo porta su una pagina in cui deve inserire gli altri suoi dati, perché finora conosciamo solo la mail di questa persona. Se dice di no, vabbè, pazienza. Attraverso questi rombi torno su a invitare altri giudici. Giusto? Oggi pomeriggio impareremo un simbolo diverso per quando devo inviare informazioni di questo genere, e questa informazione particolare che esce dal sistema informativo, ma non ci cambia la sostanza, sono semplicemente una notazione grafica diversa. Quindi all'interno di un'unica attività come questa possono convivere azioni la cui responsabilità sia di utenti diversi, non c'è niente di male. Sarà il sistema informativo che permette a Tizio, quando si collega, di fare una certa cosa, oppure non glielo permette se il token non è nel punto giusto. Così come per dire in fondo il bottone apri le iscrizioni non sarà attivo fin tanto che lui non ha detto non voglio più iscrivere giudici. Questo diagramma ha un difetto, non lo nascondo, che se lo dovessimo eseguire alla lettera, l'efficienza dell'organizzatore dipende dalla velocità di risposta dei giudici invitati.
Cioè, voi capite che se io invito un giudice esterno, il sistema informativo gli manda la mail, e quello non risponde per 8 giorni, il token rimane fermo qua, all'ingresso di questa azione, in attesa che il giudice, bontà sua, si colleghi e dica no, tanto non gliene fregava niente se non ha risposto. In quell'arco di tempo, essendo il token bloccato qua, non è da nessun'altra parte il token, non abbiamo più parallelismo. E quindi l'organizzatore non può far nulla se non aspettare. Quindi questa soluzione non è l'ideale. Sarebbe tanto bello che una volta che faccio gli inviti, questi vadano avanti indipendentemente in parallelo. Poi se dice sì, bene, se non risponde entro una certa data, lo prendo per un no, ma nel frattempo, nel momento stesso in cui ho mandato la mail, io posso fare altro, posso invitare un altro. Quindi posso invitare uno solo per volta, e finché il primo non ha risposto non posso invitare il secondo. Non è tanto bello, no? Però oggi, che è il primo esercizio, non lo affrontiamo ancora questo problema, no? Di riuscire a mandare in parallelo delle attività. Ricordiamocelo però che sarebbe un miglioramento che sicuramente vorremmo fare. In due modi, eh? Questo è sempre un modello. Un modello che useremo per fare la specifica di un sistema informativo. Allora, noi potremmo modificare il modello, e poi impariamo come, per rendere delle attività sganciate, asincrone, no? Rispetto al processo principale, e allora nel modello a questo punto diventerà formalmente descritto ciò che vogliamo fare, oppure possiamo anche mettere una nota per chi dovrà implementare il sistema del tipo, ma però se anche non risponde subito permettiti di andare avanti, ecco. È meglio ovviamente la presentazione formale, però non dobbiamo neanche pensare di dover essere precisi al milligrammo su tutto, facendo un diagramma complicatissimo che poi diventa anche difficile da capire. Cioè bisogna arrivare a descrivere le cose a livello di descrizione più preciso possibile, ma contemporaneamente chiaro e comprensibile. Ci sarà sempre, ma anche nel modello concettuale l'abbiamo visto, c'è sempre ancora almeno un dettaglio in più, una precisazione in più, un caso particolare in più che di cui potresti tener conto. Però se teniamo conto di tutto non finiamo più. Bisogna a qualche punto fermarsi e dire questa è una rappresentazione soddisfacente, precisa, fa vedere le scelte principali e poi ci saranno delle informazioni in più che però mettiamo a latere e non le comunichiamo complicando il processo. Quindi cioè, poi anche una scelta di progettazione fin dove arrivo come dettaglio. Anche perché non è tutto qua. Il corso dell'hackathon deve ancora venire, quello stiamo solamente creando. Dopodiché, l'organizzatore apre le iscrizioni, dove siamo arrivati? Siamo arrivati qua. Vedete che c'è anche una... Le frasi non è detto che siano nell'ordine cronologico. Questa frase qua, ogni evento avrà un numero massimo di iscritti nella dimensione massima del team, è scritta dopo, ma noi questi dati li abbiamo già forniti, qua, la dimensione massima del team. Ovviamente non la facciamo, non posso dire apro le iscrizioni e poi decido qual è il numero massimo, no, l'avrò fatto prima. Quindi facciamo sempre attenzione a non tradurre una frase per frase, altrimenti creiamo dei mostri. E poi dice, ci sono due altri grossi periodi, il periodo dell'iscrizione e lo svolgimento dell'hackathon. Nel periodo dell'iscrizione ci sono gli utenti che si iscrivono e formano i gruppi. Essenzialmente. Nel periodo di esecuzione ci sono i team che caricano aggiornamenti e i giudici che danno i voti. Poi alla fine dell'hackathon i giudici assegnano un voto a ciascun team e si pubblica la piattaforma, quindi il sistema informativo, pubblica la graduatoria dei team. Allora, è vero che tutto, quindi l'ultima azione è facile, prima di morire l'ultima cosa che faccio è il sistema informativo
pubblica la graduatoria, perché ha tutte le informazioni sui voti e quindi la rende pubblica, visibile a tutti. Qua in mezzo delle fasi di iscrizione e fase di svolgimento, che cosa ci metto? Come le descrivo? O meglio, è giusto che siano in questo processo? Ricordiamoci che questo processo viene svolto una volta per ogni hackathon. Ma nella fase di iscrizione, questa, durante il periodo di iscrizione, vediamo, io vedo di più il ciclo di vita del singolo utente che decide di iscriversi, formare un team, accettare gli inviti, eccetera, che non il ciclo di vita dell'hackathon. Cioè queste regole qua valgono per ogni utente che si vuole iscrivere, non per ogni hackathon. Ciascuna parola di questo paragrafo, di questo capoverso, viene ripetuta, viene eseguita per ciascuno degli utenti. Ciascuna frase, ciascuna azione viene fatta da ciascuno degli utenti. Quindi lavora su informazioni che non sono relative al singolo hackathon, ma al singolo utente di un hackathon. Quindi tutta questa fase qua di iscrizione non la posso mettere qua sotto, perché non mi descrive un'azione che viene fatta a livello di hackathon, ma un'azione che viene fatta a livello dei dati, delle informazioni, dell'utente. Quindi la metterò in un altro processo, il cui token sia un'esecuzione del processo per ogni utente di ogni hackathon. E analogamente le azioni di svolgimento dell'hackathon, i team lavorano separatamente, quindi descriveremo cosa avviene a livello di team. Quindi un processo che descrive le attività del singolo team. Ricordiamoci la domanda chiave per capire dov'è il chi è il token. Quanti di questi ce ne sono? Quante volte viene fatta l'azione, l'hackathon ha un titolo identificativo, una volta per ogni hackathon? Quante volte viene fatta l'azione, l'utente si iscrive, una volta per ogni utente e per ogni hackathon a cui quell'utente partecipa? Sono due numeri molto diversi, quindi non possono stare nello stesso processo. Ok? No, ciò che può stare nello stesso processo è questo. I giudici pubblicano la descrizione del problema da affrontare. Questo avviene effettivamente una sola volta all'inizio dell'hackathon. Allora questa la possiamo mettere dopo che le iscrizioni si sono chiuse. E chi le chiude le iscrizioni? Si chiudono da sole. Perché il testo dice 2 giorni prima della fine si chiudono le iscrizioni. Quindi sistema informativo, che non è scemo e sa contare i giorni, chiude le iscrizioni. E poi finalmente i giudici pubblicano il problema. I giudici, tra l'altro, si saranno messi d'accordo in qualche modo, no? Su questo problema. Che cosa gli chiediamo? Cosa gli facciamo fare? Io avrei un'idea, la tua fa schifo, no, però te lo dico in modo più gentile. Avrei una controproposta, è troppo facile, è troppo difficile. Cioè, io immagino le decine di comunicazioni che devono avvenire prima che i giudici abbiano concordato su un testo del problema e che questo venga pubblicato. Questo avviene, di sicuro nella realtà, ma probabilmente avviene fuori dalla piattaforma, fuori dal sistema informativo. Si sentiranno via mail, faranno una chiamata a Skype, si trovano a pranzo per discuterne. È un problema loro. Nel nostro testo non viene descritto, non viene
prescritto, no? Non si obbliga questa piattaforma, questo sistema informativo a gestire la fase di collaborazione tra i giudici. Non ne parla. Non mi chiedono di farlo, ok? E allora non lo faccio. So che in qualche modo i giudici si parleranno, come non mi interessa, e che a un certo punto uno dei giudici pubblicherà il problema. Se poi hanno litigato tra di loro, questo è un giudice anarchico, esce, si carica il suo problema, gli altri non sono d'accordo, è un problema dell'organizzatore che non ha scelto bene le persone. Il sistema informativo non ci fa nulla su questo. Ok? Per dire che qui in mezzo, dove c'è questa freccia, avvengono tante cose nel mondo reale. Nessuna di queste però coinvolge il sistema informativo. E quindi non le vediamo. Ok, allora dicevamo, sull'hackathon non possiamo inserire le altre attività che sono invece più pertinenti, ad esempio, pensiamo alla casa dell'iscrizione. Quindi facciamo un diagramma delle attività che descrive l'iscrizione di un utente, di un partecipante l'avevamo chiamato, no? In cui esplicitiamo che a questo punto il token è un singolo rappresentante, partecipante, quando si iscrive ad uno specifico hackathon. Quindi non c'è una volta per partecipante, perché lo stesso partecipante può iscriversi più volte, vabbè, ad hackathon diversi. Giusto? Allora qui partiamo con un processo che nasce quando quel partecipante in mente sua ha deciso di iscriversi, ma il sistema informativo non lo sa ancora. E terminerà questo processo quando questo partecipante sarà correttamente iscritto e magari anche unito in un team. Inserito in un team. Perché l'iscrizione non è solo individuale, ma è anche un'iscrizione a team, a gruppi, perché sono i team che poi parteciperanno. Quindi quando lì parte, perché un utente accende il computer, si collega al sito e vuole registrarsi, e tutto questo processo finisce quando lui finalmente è iscritto e inserito in un team. A quel punto non c'è più nulla da fare dal punto di vista del singolo partecipante che si iscrive. Da quel momento in avanti nasce la vita del team, che farà cose, che però descriveremo in un processo diverso, perché il numero di team che fanno cose è diverso dal numero di persone che fanno cose, e quindi devono avere token distinti. Okay. Allora, cosa fa questo partecipante? Andiamo un po' a rileggerci il meccanismo di iscrizione. Gli utenti possono iscriversi all'hackathon di propria scelta, eventualmente registrandosi sulla piattaforma se già non lo sono. Beh, questo di propria scelta in realtà non sembra che aggiunga nulla, non vuol dire niente. Vuol forse dire che non vengono scelti dall'organizzatore, ma è ovvio. Una volta iscritti possono formare dei team e poi spiega com'è il meccanismo di formazione dei team. Allora, facciamo prima la prima parte, perché sicuramente prima devo iscrivermi, prima di poter pensare a che team appartenere. Prima proprio in senso cronologico, quindi nel mio processo avrò delle parti che riguardano l'iscrizione e delle parti che riguardano la formazione del team, che può avvenire solo dopo che l'iscrizione è terminata, sopra, sotto, freccia in mezzo. Quindi anche qua abbiamo due casi, l'utente che è già iscritto alla piattaforma oppure l'utente che non lo è ancora. Allora, a seconda dei casi farò cose diverse. Da un lato devo registrarmi alla piattaforma, allora l'utente si chiama partecipante, ok? Quindi partecipante si registra alla piattaforma solo se non era ancora registrato.
Se era già registrato non deve fare nulla. Quindi c'ho una condizione partecipante non registrato. Allora deve fare questa azione di registrarsi. Cosa ho fatto di male? Così. Allora si registra la piattaforma. Se no, non devo fare nulla. Quindi, io arrivo a questo punto, a questo secondo rombo, in cui sono sicuro che il partecipante o era già registrato, o se non lo era, si è registrato adesso. E quindi, visto che lui ha deciso di iscriversi, il partecipante si iscrive all'hackathon, a uno ben preciso. Quindi qua mi immagino che quando lui è registrato, arriva qua, ci sarà l'elenco degli hackathon per cui le iscrizioni sono aperte, ne sceglie uno e gli si sconferma. Adesso è un livello di dettaglio che non abbiamo bisogno di esprimere a questo punto qua. L'importante è capire qual è l'azione. Che informazioni acquisisco qui? Il partecipante si iscrive all'hackathon, che informazioni acquisisco? Acquisisco questa informazione qua. Creo un'istanza della classe partecipazione che lega partecipante ad hackathon. Lo acquisirò attraverso una, due schermate, tre, vediamo. L'importante è, dal punto di vista del processo, che può essere fatto in questo punto e che acquisisce o gestisce queste informazioni. C'è una domanda? L'organizzatore può non essere iscritto alla piattaforma? No. L'organizzatore è un tipo di iscritto. Potremmo fare un altro processo a parte, generico, con scritto qualunque utente si iscrive alla piattaforma. La registrazione, tutti i registri e basta. No, lo puoi sempre fare. Poi, essendo registrato, potrai organizzare degli hackathon. Il problema è qua, in realtà. Chi è che dice quali iscritti sono validi come organizzatori? Cioè, tutti gli iscritti possono un domani mattina svegliarsi e organizzare un hackathon? Oppure solo alcuni che magari hanno già fatto giudice tre volte, oppure hanno già partecipato ad almeno 12 hackathon, oppure abbiano pagato, non lo so. Noi non sappiamo questo. Come si fa a diventare da semplice iscritto a organizzatore? Non c'è scritto. Non lo sappiamo. Noi sappiamo che questa azione può essere fatta solo se qualcuno è organizzatore. Se poi questa sottoclasse organizzatore può coincidere con iscritto, nel senso che ciascun iscritto può diventare organizzatore, basta che crei il suo hackathon, se tu sei iscritto a Facebook puoi creare una pagina, puoi creare un gruppo. Non è che devi passare un esame per poterlo fare. Magari qui lo possono fare tutti, magari invece no. Non lo sappiamo. Qua, cioè lui sta dicendo aggiungiamo una, anche qui un if che dice se non sei iscritto iscriviti per l'organizzatore, questo che sta dicendo? Non mi piace tanto perché così stai facendo una scelta, progetti a modo tuo una cosa che in realtà non era specificata, quindi è possibile, nel senso che ciò che non è specificato è libero, però stai facendo il lavoro in più senza essere sicuro che poi, tra virgolette, il committente di questo sistema volesse effettivamente così e non ci fosse un altro meccanismo. Quindi stai vincolando un possibile comportamento del sistema che è compatibile con le specifiche, perché in quel punto lì le specifiche non dicevano nulla. Quindi sarebbe meglio o astenersi o chiedere chiarimenti in quel caso lì. Però si può, non è sbagliato, perché stai aggiungendo informazione dove prima non c'era. Va bene, stai progettando a modo tuo. Mentre invece questo è detto esplicitamente nel testo, sulla parte del partecipante, e quindi
lo gestisco, devo capire, se è detto ti dico come fare a farlo, dico come il sistema informativo, in quale momento deve permetterti di farlo. E poi, in questa fase di iscrizione, cosa succede? Succede che gli iscritti possono formare dei team. Ciascun iscritto può, non deve, può contattare un altro utente e chiedere di aggregarsi al team di cui l'altro utente fa parte, fornendo anche un messaggio di motivazione. L'utente, l'altro, contattato, può accettare o rifiutare la richiesta. È possibile contattare un iscritto solo se il team di cui fa parte non ha raggiunto la dimensione massima. Va bene. Quindi vuol dire che quando ci iscriviamo siamo tutti uguali. Io vedo gli altri iscritti e dico, ma mi piacerebbe lavorare con lui. E quindi gli mando una richiesta, posso far parte del tuo team? Allora, può essere che lui sia da solo, e allora in realtà stiamo creando un team nuovo io e lui. Oppure lui abbia già un team e io voglio aggregarmi a quel team. Se lui mi accetta, entro a far parte del team. Quindi è un po' strano questo meccanismo, perché non c'è un'azione esplicita di creare un team. Ma il team è automaticamente come fosse la chiusura transitiva di quelli che hanno detto sì, va bene che io, mi va bene lavorare con te. Vabbè, l'hanno pensato così, facciamolo così. Quindi dal punto di vista dell'utente che si iscrive, cosa succede? Che l'utente che si iscrive sceglie una persona a cui chiedere di unirsi, aspetta che questa persona risponda e nel caso in cui risponda di sì, ha finito. Nel caso in cui risponda di no, torna indietro e riprova con una persona diversa. Giusto? Quindi, dopo che mi sono iscritto, posso un partecipante richiede di unirsi al team di un altro partecipante. E a questo punto l'altro partecipante risponde. Alla richiesta e può rispondere di sì o di no. Se risponde di sì, il sistema informativo aggiorna il team, aggiungendo questo signore, ovviamente. E se risponde di no, gli devo dare la possibilità di chiederlo a qualcun altro, quindi devo poter tornare su in modo che lui, non è che se gli dicono picche la prima volta, rimane senza team per sempre. Dimmi. Il partecipante può formare il proprio team, ma il meccanismo per formarlo e chiedere a qualcun altro di unirsi a lui. Cosa vuol dire per te formare un team? Formare un team di una persona non è un team. Una propria squadra, cioè non sembra che al team di un altro partecipante, cioè invece vuol chiedere anche a un altro di unirsi al proprio team. No. Io non posso chiedere a un altro vieni con me. Posso chiedere a un altro posso venire con te. Poi non dico che sia sbagliato, ma è diverso da ciò che c'è scritto qua. No? Il meccanismo di formazione dei team qua è per aggregazione. L'ultimo che arriva, diciamo il nuovo, guarda in giro chi c'è,
e chiede a qualcuno di potersi unire, spiegando, dicendo, ma con messaggio di motivazione, allora io sono bravo a far questo, vi può servire nel nostro team? E l'altro risponde sì o no. Non è previsto da questa descrizione che io, partecipante, inviti un altro a venire da me, è l'altro che deve chiedermelo. È uno dei tanti modi. Il modello concettuale in realtà permette qualunque cosa. Dice solo che cos'è un team. Il team è costituito da partecipanti. Come si formano i team, rispetto al meccanismo con cui si formano i team, il modello concettuale è agnostico, non dice nulla. Potrebbero essere sorteggiati, potrebbero essere fatti per richieste di aggregazione, potrebbero essere fatti come vuole lui, con cui il capo squadra chiama gli altri a sé. Il modello concettuale non cambia, meglio, è più robusto, si adatta a più meccanismi di funzionamento diverso. Il meccanismo che ci hanno chiesto di implementare è questo. Dimmi. Allora, sì. Allora, qui c'è scritto, il testo dice, dov'era? Il partecipante può, dove è andato? Richiedere, c'è scritto può contattare un altro utente, questo può. Qui, questo diagramma, non dice che è obbligatorio che un partecipante richieda di unirsi al team, non c'è scritto, perché io come partecipante posso benissimo lasciare il token fermo qua all'ingresso di questa azione e non farla mai. Ricordiamoci che un'azione è sempre il sistema informativo che ti rende possibile fare una certa cosa, che poi tu la faccia o no dipende da te. Quindi, se tu fai una richiesta, due, tre, poi arriva qua alla fine. Ma può benissimo darsi che il token si fermi qua, tu sei comunque regolarmente iscritto. Noi non abbiamo fatto, però magari dovremmo precisarlo meglio, la parte di risposta alle richieste altrui. Sì. Qui dobbiamo ancora chiarirlo meglio, la parte di altro partecipante, chi è, dov'è, dov'è il suo token, perché noi abbiamo appena detto che il token è di un partecipante, e l'altro dove nasce, dove... Quindi questo dobbiamo ancora chiarirlo. Però ti ho risposto alla prima metà della tua domanda, del tipo, ma io sono obbligato a richiedere una partecipazione? No. Un'azione non è mai obbligatorio farla. L'utente può sempre decidere di non farla, il token rimane fermo all'infinito in ingresso. Non c'è nulla di male. Quindi sono sempre possibilità che il sistema offre agli utenti. Poi è chiaro che se l'utente vuole arrivare a fare una cosa sotto, allora dovrà fare quelle intermedie che sono richieste, ma non è mai obbligato ad andare avanti. Poi dovremmo capire un po' meglio, perché quest'altro partecipante non è che sia seduto lì che aspetta le richieste, devo avvisarlo in qualche modo. Però questo è un comportamento asincrono che non abbiamo ancora oggi costruito per poter fare questa mattina. Quindi ci sarà un processo a parte per le risposte, che è indipendente dal token della richiesta. Ok? Ok, allora, lo spirito con cui abbiamo lavorato oggi qual è? Identifichiamo i processi principali, soprattutto chiedendoci quali sono i token in gioco. E possono essere token più macroscopici o più microscopici, il singolo utente oppure l'intero hackathon. E seguire il ciclo di vita di questo token attraverso le varie azioni. Ricordarci sempre che ogni azione deve avere un soggetto, chi fa le cose, altrimenti è un'azione generica ma non si sa chi deve farla e quindi sei sicuro che non la farà nessuno. E poi cerchiamo di mettere insieme le cose usando i pochi costrutti che abbiamo, la sequenza, la scelta e il parallelo, per creare un comportamento che sia adeguato a quello che vogliamo ottenere. Ok? Allora, su questo
ci meditiamo mentre sgranocchiamo un panino, noi ci rivedremo alle 17.30, alle 16 se vediamo, alle ore 16 vediamo le, risultati, le soluzioni dei laboratori precedenti sul modello concettuale. Alle 17.30 andiamo avanti con questo e aggiungiamo i costrutti che ci servono per renderlo completo.